Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per un video che non doveva originariamente esserci, ma c'è. Allora, esordisco innanzitutto con una cosa che non c'entra niente col gioco, ma è importante. Faccio un grossissimo in bocca al lupo a Tom per la sua partita, per il suo torneo. Sono cose personali, non preoccupatevi, lui sa a che cosa mi riferisco e credetemi, è una cosa un po' più importante del gioco in questo momento. Quindi Tom, veramente in bocca al lupo, vai. Detto questo, tornando a noi, allora, per chi non lo sapesse, io qualche giorno fa, mi sembra giovedì sera, può essere, sì, giovedì sera, perché era quando registravo le partite. Avevo registrato e messo online praticamente in tempo zero un video in cui annunciavo la mia intenzione di chiudere il canale per delle varie motivazioni che adesso non starò qua a rispecificare, anche perché poi comunque con il ragazzo in questione abbiamo chiarito e quindi diciamo ci si mette una pietra sopra e si va avanti. Detto questo, però, questa cosa non cambia il fatto che il problema di base che io avevo denunciato comunque esiste tuttora ed esisterà sempre. Mi riferisco al fatto che comunque più si va avanti e più crescerà il canale e tutto quanto, sempre, ripeto, nel suo piccolo, nel piccolo delle mie pochissime centinaia di iscritti, ma comunque ci saranno sempre più persone che vorranno utilizzare le partite amichevoli, che io inizialmente dovevano essere settimanali, invece poi sono diventate praticamente quotidiane, come una specie di vetrina personale per mettersi in mostra. Per quello che ne so io, può anche darsi che qualcuna di queste persone abbia anche già raggiunto il suo intento. Io non lo posso sapere, io non sono uno psicologo e non posso psicanalizzare tutte le persone che mi chiedono di giocare una partita assieme. Il punto del discorso qual è? Il punto del discorso è che il mio canale non è una vetrina, non deve essere una vetrina, non è mai stata mia intenzione farlo diventare una vetrina, né per altre persone, ma neanche per me personalmente. Io non faccio quello che faccio per avere una vetrina personale su YouTube o per appagare qualche tipo particolare di manie di protagonismo, assolutamente. Ho le mie, certo, ci mancherebbe, perché sono un essere umano come tutti gli altri, ma non è questo, diciamo che non è questo il luogo dove appagarle. Detto questo, la soluzione che io tuttora personalmente ritengo quella più giusta per me, e sono convinto ancora essere quella di prendere e chiudere tutto fin tanto che sono ancora in tempo per darci un taglio, diciamo così. C'è una parte della mia famiglia, diciamo chiaramente mia moglie, che tra l'altro è quella che ha rimosso il video in questione a cui appunto accennavo prima, che però non è d'accordo con questa cosa. Lei, lo dico chiaramente, è più matura di me, è molto più matura di me, e insomma mi ha dato anche una piccola svegliata da un certo punto di vista, perché è vero che, ribadisco, questa forse sarebbe la scelta più giusta, ma sicuramente non è la scelta più coerente. Intanto inizio a ottimizzare un po' il tempo, faccio qualche evento anch'io intanto che spiego. Mamma mia, che bella questa cosa, adesso si possono fare le condivise con il resto del mondo, ragazzi. Peccato che dura pochi giorni, però veramente che bella. Vado a potenziarmi il contrasto di Snyder. Ad ogni modo, dicevo, probabilmente rimane la scelta più giusta, ma non credo che sia la scelta più coerente, perché io in un altro video che avevo registrato precedentemente avevo detto che comunque determinate cose le avevo messe un po' in conto, e questa è comunque una di quelle cose che avrei dovuto appunto mettere in conto. Quindi venire adesso a sbattere i piedini per terra e fare il tocco blu, non gioco più, diciamo che non è stata effettivamente una cosa molto matura, non sicuramente come dovrebbe essere a 35 anni suonati di età. E sì, oddio, per carità, per me non è neanche bello fare quello che ha gettato il sasso e poi ritrae la mano,
come in questo caso, però anche qui la parte matura appunto della mia famiglia mi ha fatto notare che solo gli stupidi non cambiano mai idea. E quindi questo mi ha portato un pochettino a riflettere. Poi un'altra cosa che è successa è dato veramente, ragazzi, dal numero spropositato di messaggi di sostegno, di incoraggiamento, di motivazione che mi avete dato tutti. Io lo giuro, veramente, è una cosa che non avrei mai e poi mai pensato in vita mia. Tanto qua faccio partire perché tanto ho capito che Snyder non se lo fila nessuno in tutto il mondo. È una cosa che io mai, mai e poi mai avrei immaginato nella mia vita. Veramente dei messaggi bellissimi. E per parafrasare il nostro Gigione nazionale, dovrei avere veramente una pattumiera al posto del cuore per ignorarli o per non darci ascolto. Veramente, mi avete scritto dappertutto, su Discord, qui su YouTube, messaggi privati su Facebook, chi mi conosceva anche su WhatsApp, su Instagram. Ah, a proposito, chiedo scusa a tutti quelli che mi hanno scritto su Instagram, perché ci sono dei ragazzi a cui veramente io ho dato una risposta dopo tipo 18 giorni che mi avevano scritto. Ragazzi, non è colpa mia, a me non arrivano le notifiche sul cellulare dei messaggi che ricevo su Instagram, e io vado su Instagram mediamente una volta ogni 15 giorni. Non è una piattaforma, non è un social della mia generazione, è un social più per la vostra, per quelli un po' più giovani. Io ci sto prendendo un pochettino mano adesso, quindi veramente non era mia intenzione non rispondervi, credete. È che io, non ricevendo le notifiche, ci vado dentro una volta ogni secolo e tra l'altro tuttora non ho ancora ben chiaro come funzionano i messaggi di Instagram. Cioè, vabbè, in questo momento sì, ce l'ho, anche perché me l'hanno spiegato. Ma ad ogni modo, come potrete ben capire, se io come nickname mi sono messo Bar del Nabbo, è anche per queste cose qua. Quindi chiedo scusa anche ai ragazzi che mi avevano scritto su Instagram. Credetemi, non era mia intenzione rispondervi dopo così tanto tempo. Ma ringrazio anche voi perché ho ricevuto dei messaggi veramente bellissimi anche lì. E sono molto, molto, molto contento veramente di questa cosa. Detto questo, come già avevo accennato qualcosa sui ragazzi che mi seguono su Discord, è chiaro che comunque il problema persiste, il problema comunque va affrontato, e quindi qualcosa devo cambiare. Qualcosa nel mio canale deve cambiare nel più breve tempo impossibile. E questo qualcosa riguarda soprattutto la questione delle amichevoli. Originariamente la mia idea era quella di portare una partita alla settimana. Il fatto che io poi voglia tuttora comunque giocare con tutti, mi ha, diciamo, un pochettino così portato ad esagerare, ho deragliato un po' dal progetto iniziale, e da una partita settimanale è diventata una partita quotidiana. La mia intenzione in questo momento è di tornare all'idea originale, cioè di tornare alla partita settimanale. Cosa vuol dire? Che con tutti quelli che mi hanno chiesto una partita io adesso non giocherò più? No, 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 assolutamente. Con tutti quelli con cui io ho già fissato una partita, io ho tuttora intenzione di giocare, ma ognuna di queste persone è giusto che sappia che da qui in avanti non ha più assolutamente nessuna garanzia di vedere pubblicata sul canale la partita che noi faremo. Io ne giocherò 6, 7 alla settimana, e di queste 6 o 7 ne porterò una sola, massimo 2 alla settimana, proprio se andrà bene. Con quale metodologia andrò a scegliere la partita che porterò sul canale? Prenderò la partita che secondo me è più utile per dare indicazioni a chi eventualmente la guarda, a chi eventualmente la segue, che non è una cosa strettamente legata alla spettacolarità della stessa o al risultato, perché una partita, per dire, può finire, che ne so, tre pari, tre gol di Rivaul da una parte, tre gol di Levin dall'altra, sei gol con tiri da metà campo. Capite che una partita del genere, che cavolo di indicazione dà? Cioè, lo sanno anche i sassi che Rivaul e Levin hanno il tiro che non perde potenza dalla lunga distanza e che quindi con un portiere non all'altezza segnano. Capite che una partita del genere di indicazioni non ne dà. Può dare più indicazione una partita magari finita 0-0 che una partita finita tre pari in determinate situazioni. Sto facendo un discorso molto generico, seguitemi un attimo.
Quindi io, in base alle indicazioni che avrò dalle varie che si potranno dare, non che avrò io, dalle indicazioni che si potranno dare dalle varie partite, determinerò se questa partita sarà meritevole o meno di essere messa sul canale. Se qualcuno sta pensando, tra virgolette, di impietosirmi e magari scrivermi privatamente, dai, ti prego, pubblica la mia, dai, per favore, pubblicala, ci tengo troppo, ecco, sappiate subito che vi state tirando una zappa sui piedi, perché è esattamente quello che non dovete fare, perché in questo caso mi fate capire che a voi interessa più la pubblicazione sul canale in sé che il fatto di aver giocato la partita, che è l'esatto motivo per il quale io sto facendo questo restringimento. Come dicevo prima, il mio canale non deve essere una vetrina. Non è un negozio, in vetrina ci stanno i manichini, ci stanno le scarpe, non ci stanno le persone, a meno che non siamo ad Amsterdam, però qua non siamo ad Amsterdam e quindi le persone in vetrina non ci stanno e sul mio canale non ci devono stare, per cui chiunque mi manderà un messaggio del genere sappia sin da subito che a prescindere la sua partita non verrà pubblicata. Ripeto, ne pubblicherò una, massimo due alla settimana, a seconda delle indicazioni migliori che si potranno ricavare dalla partita stessa. Ecco, piccola postilla che quasi mi dimenticavo. Io ho già comunque pre-registrato naturalmente dei video prima che succedesse tutto questo. Io originariamente avevo ancora, credo, tre o quattro video di amichevoli pre-registrate che avrebbero dovuto uscire appunto tra venerdì, sabato e domenica. Naturalmente queste partite andranno online sul canale, non per altro, ma perché mi sono anche già sbattuto abbastanza per montarle, quindi già comunque il tempo a disposizione è quello che è. Se poi mi metto anche veramente a se poi mi metto veramente quando mai se poi mi metto veramente a buttarlo via così, diciamo che non sarei proprio la persona più furba del mondo. Quindi comunque le amichevoli che ho già registrato fino adesso e che ho già montato, quelle sul canale naturalmente ci andranno, quelle che ancora non ho montato no, quelle con alcuni ragazzi che dovevo giocare, che invece ho disdetto, diciamo così, all'ultimo secondo per via appunto di questa cosa che è successa, ragazzi non preoccupatevi, le recuperiamo appena possibile, quelle le giochiamo, però anche per voi vale il discorso che non vi posso garantire che andranno online. Tutti gli altri progetti rimangono invariati, quindi comunque registrerò con l'aiuto dei ragazzi di Discord il fantomatico video sui giocatori reali che hanno ispirato Takagi nella creazione dei personaggi di Captain Tsubasa. Continuerò a fare, diciamo così, le presentazioni dei vari eventi, dei vari banner che verranno fuori di volta in volta. Vabbè, questo che c'è fuori adesso in realtà lo salto, anche perché ormai è uscito da meno cos'è, da una settimana, quindi non avrebbe senso andare a spiegarlo adesso, l'hanno capito tutti come funziona e quindi in questo momento non credo abbia senso andarlo a spiegare. Però posso dirvi, se qualcuno se lo sta chiedendo, ma i giocatori che si acquistano samurai con le medaglie vale la pena acquistarli? Io vi dico che personalmente li acquisterò, perché comunque ho provato a dare un'occhiata alle loro statistiche. Superano tutti i 46.000 punti di statistica, che sono le statistiche base di quelli che erano i giocatori banner fino a neanche troppo tempo fa. Adesso siamo già arrivati più o meno al 48, però fino a neanche troppo tempo fa ce la viaggiavamo tra il 46 e il 47. E quindi diciamo che per eventualmente completare delle squadre che hanno dei buchi, secondo me vanno anche bene, anche perché hanno comunque delle tecniche, delle skill che sono molto interessanti. E se un giorno dovesse uscire una versione migliore di loro stessi, sarebbe anche utile eventualmente passarla. Quindi io personalmente li prenderò e consiglio comunque a chi avrà abbastanza medaglie per prenderli, di prenderli. Quindi detto questo, tornando al discorso generale, sì, le presentazioni degli eventi, dei vari banner, le estrazioni, i pool, i Dream Fest, tutte queste cose qui rimarranno assolutamente invariati. Cambierà molto la questione dell'amichevole. Quindi anche per i ragazzi che hanno già fissato un amichevole con me, ecco, sappiano bene questa cosa: non avete nessuna garanzia di finire sul canale. Quindi, se questa cosa adesso potrebbe spingervi eventualmente a, diciamo così, ad annullare l'amichevole, per me nessun problema assolutamente. Senza rancore, basta che me lo dite e amici come prima.
Detto questo, concludo il video così riesco a stare sotto i 15 minuti. Io vi ringrazio ancora veramente tantissimo per tutti i messaggi che mi avete mandato. Alcuni erano veramente, veramente, veramente toccanti. Non voglio fare quello che vuole indorare la pillola o quello che vuole passare per il mielone, tra virgolette, per lo sdolcinato di turno, ci mancherebbe, però veramente ragazzi dovreste leggerli. Dovresti leggerli perché non si può rimanere impassibili a determinati commenti, non io almeno. E vabbè, ringrazio anche, ripeto, la parte matura della mia famiglia, mia moglie, per avermi messo un pochettino di sale in zucca. Mi dispiace perché, ripeto, io non sono quello che di solito lancia il sasso e tira dietro la mano, cioè nel senso io se prendo una decisione al 99,9%. Quella decisione poi la porto avanti per la testaccia mia. È una cosa che nella mia vita mi è successa un sacco di volte, partendo dall'abitazione in cui vivo e andando avanti a tante altre, all'idea stessa di aprire un canale YouTube a 30 e passa anni. E quindi io di solito sono molto testardo su queste cose, però ripeto, solo gli stupidi non cambiano mai idea. Io non posso dire di averla propriamente cambiata, però diciamo che voglio dare a me stesso, diciamo così, un'occasione per vedere se le cose fatte in maniera diversa possono andare meglio o possono comunque evitare una determinata serie di fatti, di problemi che appunto vorrei evitare. Quindi niente ragazzi, questo era quanto. Vi ringrazio ancora per avermi seguito, spero di non avervi annoiato troppo e pace belli, alla prossima.